Stefano Vaccari, capo dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. Fate prevenzione, repressione e vigilanza sulle produzioni agroalimentari, tra cui quelle di qualità, tipo la denominazione origine protetta, l'indicazione geografica protetta e il biologico. Quali sono gli strumenti a vostra disposizione per realizzare una simile mole di lavoro e soprattutto, come è organizzata la sua struttura? Noi siamo il più grosso controllore del food italiano, il più grande del mondo, per vino, olio e indicazioni geografiche. E quindi, facendo il maggior numero di controlli antifrode del mondo, soprattutto sulle indicazioni geografiche, abbiamo una struttura particolarmente, rilevante, che è un po' anche il modello di riferimento a livello europeo. L'Ispettorato Repressione Frodi nasce nell'86 con la legge del metanolo. Dopo lo scandalo del metanolo, il governo italiano decise di dotarsi di una struttura dedicata alle frodi agroalimentari. E in questi 30 anni sono stati fatti passi in avanti notevoli. Oggi l'ICQRF ha 29 uffici sul territorio nazionale, no, 6 laboratori, tutti accreditati a livello europeo. Fa una mole di lavoro che non solo per il numero di controlli, facciamo circa 53.000 controlli all'anno, ma anche come qualità dei controlli e capacità di intervenire fuori dai confini nazionali. Noi sul web e fuori dai confini nazionali facciamo circa 2.600 controlli complessivamente, che è un numero enorme. Siamo un punto di riferimento che aumenta la reputazione del cibo italiano. 730 ispettori circa, una buona dose di tecnici anche di laboratorio, abbiamo circa 150 tecnici di laboratorio, quindi un'amministrazione molto caratterizzata sotto il profilo tecnico. Nello svolgimento della vostra attività, interagite con altri organismi o istituzioni italiane o straniere? Naturalmente, intanto i nostri rapporti sono spesso con altre autorità, forze di polizia come i carabinieri, sia i NAS che i NAC, quelli che sono in capo al Ministero dell'Agricoltura, con la Guardia di Finanza. Molte delle nostre indagini sono fatte insieme a carabinieri o Guardia di Finanza e naturalmente all'esterno. Abbiamo cooperazioni operative sia con le autorità cinesi. ICQRF credo sia l'unica amministrazione dello Stato che pubblica il proprio report in cinese, ma non è un vezzo, è perché siamo molto letti dall'altra parte del mondo. Abbiamo cooperazioni operative con FDA, la Food and Drug Administration, e con tutte le principali agenzie europee con le quali interloquiamo giornalmente. Qual è il principale tipo di frode che riscontrate nei vostri controlli? Se parliamo del cibo di qualità e quindi delle indicazioni geografiche, sicuramente evocazione e usurpazione, cioè evocare un nome, come chiamare una cosa che non è prosecco ma con un nome che evita prosecco, che evoca il prosecco, oppure evocare il nome del parmigiano, oppure evocare il nome del prosciutto di Parma, oppure usare questi nomi per appiccicarli su prodotti composti. Pensi alle formaggio al prosecco oppure i tortellini fatti in Germania con dentro il parmigiano che parmigiano non è e così via. Quindi usurpare il nome di una denominazione protetta. Noi siamo gli unici al mondo ad avere una cooperazione operativa sia con eBay che con Alibaba. Anzi, la cooperazione con Alibaba è considerata un modello di riferimento a livello europeo. Perché? Perché se in Italia si vende poco online, in altre parti del mondo il commercio del cibo online è a doppia cifra da molti anni, in Cina è intorno al 40%, quindi siamo noi italiani che compriamo poco online, ma nel resto del mondo è enorme il commercio. Quindi controllare il cibo online per noi è naturale, come controllarlo su un mercato rionale, non c'è nessuna differenza. La percentuale di frodi, devo dire, sulle grandi piattaforme è molto bassa. Con eBay e Alibaba abbiamo queste cooperazioni, ma funzioniamo anche bene su Amazon.
anche se non c'è una cooperazione formale, ma informalmente la cooperazione è ottima, siamo in grado di eliminare le inserzioni irregolari in meno di 72 ore, ed è un dato notevole. Consideri che la nostra percentuale di successo su Amazon, eBay e Alibaba è del 99%. Cioè nel 99% dei casi, quando c'è un'usurpazione, un'evocazione, un'irregolarità di questi prodotti, dalla nostra comunicazione alla piattaforma a quando questa inserzione viene eliminata, non passano più di 72 ore. Quindi un risultato che veramente è molto apprezzato a livello mondiale. Con lo sviluppo dell'e-commerce, quale consiglio si sente di dare a tutte quelle persone che effettuano acquisti su web per evitare le trappole? Ma intanto la fidelizzazione del venditore è la cosa più importante. Così come noi siamo abituati ad entrare in una grande catena di supermercati e sappiamo che da sola la catena di supermercati fa anche un minimo di affidabilità. Poi compriamo un marchio che conosciamo, un prodotto che conosciamo. Allora, comprare intanto prodotti ad indicazione geografica sul web, su una piattaforma certificata o direttamente dal venditore, è sicuramente il consiglio da dare. Inoltre, molto spesso comprando direttamente dal venditore ci si fidelizza, perché ormai siamo tutti sui social, per cui si instaura un rapporto diretto con il venditore, ci si conosce meglio. Insomma, la tecnologia ha aiutato noi nei controlli, ma ha aiutato moltissimo anche chi ha frodato. Ecco, sommate tutte queste cose, capite che le merci girano più velocemente, i consumatori vogliono sempre di più, i frodatori sono sempre più bravi. Parliamo anche di salute. Quali sono i rischi per la salute? La grandissima parte delle frodi non ha rischi sulla salute, ha rischi per il portafoglio. Noi molto spesso compriamo cose che in realtà dovrebbero costare pochissimo e invece ce le fanno pagare tanto. Sotto il profilo della salute non ci sono particolari problemi, perché i meccanismi di alert a livello europeo sono i migliori del mondo. Ecco, questa è una consapevolezza che dobbiamo avere. Il consumatore europeo, e aggiungiamo il consumatore italiano, è tra i più protetti del mondo. Il numero di controlli che si fa in Italia sul cibo, tra le ASL, tra noi, tra i carabinieri, è forse il più alto d'Europa. Quindi questa è una cosa importante da dire. Il rischio zero ovviamente non esiste, esiste la minimizzazione del rischio, ed in questo gli italiani sono veramente i più bravi. Le sanzioni contro chi froda ritiene siano adeguate o per contrastare questo fenomeno, o sarebbe opportuno magari dar luogo a delle modifiche? Farei un discorso di questo tipo. Sotto il profilo penale no, non sono adeguate. Anzi, noi abbiamo le armi spuntate sotto il profilo penale, perché i reati alimentari sono reati disegnati e scritti molti e molti anni fa. Lei pensi alla frode in commercio, articolo 515 del codice penale. La frode in commercio è stata scritta nel 1930 come reato. Si perfeziona il reato quando lei fisicamente consegna. Inoltre è un reato punito in maniera ridicola, va in prescrizione dopo 6 anni, per cui nella maggior parte dei casi le nostre indagini e le nostre denunce per frode in commercio finiscono in prescrizione. Quindi, come Ministero dell'Agricoltura, insieme al Ministero della Giustizia, già nella scorsa legislatura abbiamo avviato un processo di riforma dei reati agroalimentari, per istituire anche reati nuovi come l'agropirateria, per colpire i reati che non si perfezionano con la consegna, ma per esempio i tentativi di reato, per rendere più forti questo, per focalizzare meglio l'attenzione dei reati sul web. Speriamo che con questo Parlamento questa riforma si acceleri ulteriormente, perché lì veramente c'è bisogno. Siamo invece molto attrezzati sotto il profilo delle sanzioni amministrative per le violazioni nella produzione e commercializzazione delle denominazioni protette. Anzi, sulle denominazioni protette la norma italiana è il riferimento a livello europeo.